Veniamo al libro, al suo libro avvocato, Europa Quo Vadis, la sfida sovranista alle elezioni europee, come abbiamo detto con la prefazione del professor Rinaldi, è scritto a quattro mani col professor Paolo Becchi. Ecco, io in un suo post recente su Facebook ho letto che lei dice che bisogna smantellare questa UE e per farlo bisogna riformare trattati e protocolli, che però sono, a detta anche di tutti gli altri esperti, blindatissimi. Servirebbe pertanto una procedura estremamente complessa e soprattutto per compierla occorrerebbe una maggioranza politica molto solida e assolutamente convinta dell'obiettivo da raggiungere. Come è messa in questo momento questa maggioranza per perseguire... Ammesso che... No, se anche le elezioni europee dessero la maggioranza assoluta ai gruppi sovranisti, nell'ambito della modifica dei trattati ciò non servirebbe a nulla, perché nella modifica dei trattati ha un ruolo centrale il Consiglio europeo, cioè quell'organismo composto dai capi di Stato e di governo, sul quale le elezioni europee non hanno chiaramente alcun effetto. Quindi noi abbiamo scritto questo libro nel quale abbiamo detto: al momento nessuno parla più di uscita dall'euro. Quindi qual è l'alternativa? E abbiamo detto, perché l'Europa sopravviva, non l'Unione Europea, che è una cosa diversa, perché l'Europa sopravviva, si può dar vita ad una confederazione di popoli, una confederazione europea di popoli e nazioni sovrane, capaci di autodeterminarsi, con determinate regole, ad esempio... Abbiamo proposto la modifica dei trattati circa il parametro del 3%, il superamento del fiscal compact, tutti gli aggiustamenti necessari per l'euro, ma per fare questo bisogna modificare i trattati. Ad esempio abbiamo proposto che la BCE diventi prestatrice illimitata di ultima istanza, controllata dal potere politico, cioè dal Parlamento europeo, che è l'unica istituzione eletta dai popoli. Però per fare questo bisogna modificare trattati e protocolli. Per modificare trattati e protocolli le elezioni europee non c'entrano niente. Il ruolo ce l'ha il Consiglio europeo, che però è composto dai capi di Stato e di governo degli Stati membri. Consiglio europeo dove Francia e Germania, dopo aver firmato il patto di Aquisgrana, arrivano già con decisioni blindate. Quindi molto probabilmente le modifiche che noi abbiamo proposto nel libro non saranno politicamente sostenibili. E quindi abbiamo detto: qualora ciò non accada, cosa bisogna fare? E abbiamo avanzato la proposta dell'uscita dall'euro. Cioè, quindi tutta una serie di passaggi. Cioè, chi ci accusa di essere altro europeisti sbaglia alla grande, perché le modifiche che noi vogliamo apportare ai trattati europei sono modifiche risolutive, sono modifiche democratiche, ma allo stesso tempo diciamo quali sono le difficoltà quasi insormontabili perché ciò avvenga. Quindi, nel caso non avvenissero queste modifiche, cosa bisogna fare? Bisogna passare al piano B, che è la moneta fiscale, i mini bot, l'uscita dall'euro, in ogni caso l'abrogazione del vincolo del pareggio di bilancio, che quello dovrebbe avvenire indipendentemente da tutto. Quindi abbiamo presentato anche un piano alternativo. Non siamo altro europeisti. Noi amiamo l'Europa del Petrarca, che è un'Europa umanista, non amiamo l'Unione Europea, che è l'Europa neoliberista dei banchieri e della finanza. Se vogliamo salvare l'Europa, occorre dar vita ad una confederazione europea di stati liberi e sovrani, smantellando la UE, con una serie di aggiustamenti, quindi non solo gli aggiustamenti alla moneta unica, quasi una rivoluzione sul funzionamento della moneta unica, ma anche nel funzionamento delle procedure, ad esempio, decisionali previste dai trattati. Per fare questo c'è una strada, abbiamo scritto qual è questa strada, si può perseguire politicamente, le elezioni europee su questo non incidono. E allora cosa si fa? Ed ecco il piano alternativo che poi nel libro abbiamo proposto. Ecco, e le chiederò fra poco magari di descriverlo per sommi capi, Giancarlo. Guardi, avvocato, se facciamo un piano A e il piano A è assolutamente irrealizzabile,
è bene subito che lo accantoniamo e andiamo a pensare al piano B. Io dal 2007 oramai, perché Finanza in Chiaro è nato nel 2007 come sito internet, dal 2007 continuo a dire, e lo ripeto a 12 anni di distanza, che il problema è la parità delle monete. Cioè, o noi, io insisto sempre con il mio dogma, uno Stato, una moneta. Quindi, se facciamo una moneta unica, facciamo uno Stato unico. Io sono naturalmente contrario, ma voglio dire, una persona che mi dicesse io voglio fare gli Stati Uniti d'Europa e gli Stati Uniti d'Europa devono avere come moneta unica l'euro, dico che è una persona che sta ragionando in maniera razionale, nel senso corretta. Anche se, ripeto, io sarei contrario. Ma fare l'unione monetaria senza fare un'unione politica è un'assurdità. Noi in questo momento noi continuiamo a parlare dicendo che tutte le cose vanno male, vabbè, adesso effettivamente va male un po' per tutti, ma fino a poco tempo fa non è che andassero male per tutti, andavano male all'Italia. La Germania fino a poco tempo fa aveva il più basso tasso di disoccupazione della sua storia. Quindi sappiamo la moneta unica a chi ha giovato e a chi non ha giovato. Non è che ha giovato a tutti o non ha giovato a nessuno, purtroppo. E quindi il problema è sempre lì. Purtroppo so che non è così, è una cosa semplice, un conto è dire usciamo dall'euro, io lo posso dire liberamente perché non ho nessuna carica, è chiaro che non lo può dire il ministro dell'economia o neppure un rappresentante del governo, però il problema è quello, è la parità, il cambio fisso, c'è poco da fare. Ecco quello. Io sono pienamente d'accordo, io lo dico da anni, quindi la mia battaglia contro l'euro la conoscono tutti. Certo, l'euro no, è un crimine. È un ci conosciamo crimine da anni, avvocato. Ci conosciamo da anni. Quindi, da sì, anni, sì, da questo condividiamo. Condividiamo assolutamente. L'euro è un crimine che scarica il peso della competitività sul lavoro, riducendo salari e smantellando le garanzie contrattuali di legge in favore del lavoratore. Questo è un aspetto, poi ci sono tutti gli aspetti sulla perdita della sovranità monetaria. È chiaro che anch'io sono per l'uscita dall'euro, ma se ciò, diciamo così, se al momento non vi sono proposte in tal senso, cerchiamo di pensare al piano A che abbiamo scritto nel libro, che è un piano A democratico. Se ciò poi non avvenisse, e molto probabilmente non avverrà, bisogna preparare o l'uscita dall'euro oppure le monete alternative, che poi vere e proprie monete non sono, ma comunque sostanzialmente invece lo sono, perché sarebbero dotate di valore intrinseco, come la moneta fiscale o i mini bot. E in ogni caso, lo ripeto, debellare quella scempiaggine del vincolo del pareggio di bilancio della Costituzione. Quello assolutamente.